Parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che sarà postale 53 Malostica, Vicenza. E vi ricordo che sono meccanico apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. I miei appellativi con cui io mi definisco non sono dei titoli, ma sono praticamente il mio intento, cioè quello che io vado a perseguire. Allora, prima di incominciare la trasmissione, che parleremo essenzialmente di contemplazione oggi, io andrò avanti a parlare del testo sulla contemplazione. Niente, annuncio agli amici della Federazione Pagana, agli amici che sono in collegamento, che oggi ho caricato sul sito www.federazionepagana.it un centinaio circa di pagine web. Alcune delle pagine sono raccolte da altri siti, cioè sono messe insieme in un ordine per far comprendere sia il pensiero del paganesimo politeista che della stregoneria. Sono stati ordinati praticamente tutte le pagine che erano in giro per il web sul crogiolo dello stregone. E sono state messe in un'unica pagina. Sono stati ordinati anche i pezzi del commento sia al buddismo sia alla Vicca, ai principi di Belief, sia per quanto riguarda il discorso sul panteismo, cioè il paganesimo e il panteismo, sia per quanto riguarda i discorsi su Plotino, cioè analisi Plotino, sono stati messi insieme, raggruppati in un'unica pagina, cioè, che è la visione praticamente del paganesimo in relazione ad altre filosofie, ad altre espressioni religiose. Poi sono state messe due pagine, Manipolazione mentale della Bibbia, e l'ultimo discorso che vi ho fatto oggi qui in radio, e sono state aggiunte delle altre pagine. Niente, siccome ho dovuto fare il lavoro molto in fretta, è stato buttato su le pagine così, diciamo così, alla rinfusa. Se qualcuno dà un'occhiata a vedere se i link sono a posto, cioè se c'è qualche errore di linkaggio, mi farebbe un favore, perché io prima di una settimana non riesco più a vederle, insomma, a meno che non faccia una cosa un po' particolare. Comunque non sono più in grado di intervenirci sopra. In ogni caso sono state caricate tutte queste pagine, poi ci sono stati problemi di collegamento per cui altri lavori non sono stati potuti essere, non sono stati fatti. Un'altra cosetta ancora, ricordo la Devotio sull'altipiano di Asiago. La Devotio è un modo per esporre le persone e chiamare gli dèi del mondo affinché ci affianchino sul nostro cammino. Ricordo alle persone che vengono di portarsi un mazzetto di erbe aromatiche, perché nel fuoco verrà messo quel mazzetto di erbe aromatiche. E ricordo alle persone che vengono di venire con scarpe comode, scarpe, o scarpe da ginnastica, o comunque scarpe da passeggiata. E munirsi di pantaloni, insomma, ecco, cioè non venire con le minigonne, tutto là, perché c'è un piccolo percorso da fare. Niente, quest'anno praticamente continueremo il discorso, cioè la Devotio fatta l'anno prima. Dopo questa Devotio, vabbè, ci troveremo a mangiare come al solito, no? Per cui sapete esattamente, quelli che sono già venuti sanno esattamente come vanno le cose, insomma. Bene, allora parliamo della contemplazione. Già nelle altre trasmissioni vi ho spiegato in modo vasto, diciamo così, che cos'è la contemplazione, che c'è un modo per vedere le cose, per riuscire a soggettivare quello che sono le cose del mondo, perché una delle nostre forze interiori è l'empatia, cioè il fatto di vibrare all'unisono, di pensare all'unisono, di partecipare soggettivamente, emozionalmente a quei sentimenti, di tutte le tensioni che dal mondo giungono verso noi. Naturalmente tutte le tensioni le dobbiamo imparare a selezionarle, dobbiamo imparare a disciplinarci nei loro confronti, perché non dobbiamo essere travolti. E sviluppare quello che è il potere empatico che abbiamo dentro di noi è il camminare assieme al mondo. E la contemplazione ci permette di fare questo. Vi ho accennato anche l'altra volta la tecnica della contemplazione, la tecnica che si sviluppa per la contemplazione.
Sì, e vi ho accennato che la contemplazione è un oggetto soltanto pagano. Perché pagano? Perché non si usa l'immaginazione, ma si usa i sensi. Si usano i sensi aperti al mondo. Quando si blocca il dialogo interno, si blocca la descrizione del mondo, si blocca il flusso delle parole. Ma i fenomeni del mondo attraverso i nostri sensi e tutta quanta la variazione dei sensi, ve l'ho già detto in un'altra trasmissione, che i nostri sensi sono un numero altissimo, in realtà sono aperti ai fenomeni del mondo e continuano a percepire i fenomeni del mondo. Per cui noi blocchiamo col dialogo interno la descrizione dei fenomeni, ma lasciamo aperti i nostri sensi a percepire i fenomeni del mondo. Anzi, facciamo di più. Facciamo in modo che i nostri sensi vengano alterati in funzione dell'uso comune. Per esempio, invece che guardare gli oggetti, che la nostra mente procede subito a sistemarli nella forma, cerchiamo di sfuocarli. Anziché pensare ai suoni e riferirli ad un oggetto, soggettiviamo il suono. Il gusto, anziché affinarlo, cioè legarlo all'oggetto che ci dà quel tipo di gusto in quella situazione, cerchiamo di slegarlo al gusto, cioè cerchiamo in pratica di aprire tutta quella capacità di percezione dei fenomeni senza che ci sia la ragione di mezzo. E questo è l'effetto della contemplazione. Cosa ci permette questo? Questo ci permette di aprire quelli che sono i nostri canali dell'intuizione. L'intuizione che lavora percependo tutti quei fenomeni al di fuori della ragione, cioè perché noi percepiamo un infinito numero di fenomeni che non sono descritti all'interno della ragione, che la ragione cancella, che la ragione ignora. E attraverso la nostra parte interna del cervello, attraverso l'ipotalamo, l'amigdala e tutto quello che noi abbiamo, in realtà abbiamo delle altre elaborazioni, elaborazioni diverse dei fenomeni che ci giungono dal mondo, che la ragione scarta. Però se noi riduciamo la ragione al silenzio, quando noi abbiamo la necessità dell'arrivo dell'intuizione, la ragione si abitua ad essere una parte di noi, si riduce al silenzio e nel ridursi al silenzio ci permette di usare un'altra tipologia di lettura dei fenomeni del mondo e di agire in modo diverso o in modo più opportuno rispetto a quanto sta succedendo. Naturalmente anche la contemplazione, come tutti gli oggetti, come tutti gli elementi del crogiolo dello stregone, è all'interno del vivere la stregoneria, del vivere il paganesimo politeista. Nel senso che tutto quello che io faccio, come tecniche ha un senso se io vivo per sfida. Se io vivo nel mondo manifestando me stesso e manifestando gli dèi che io ho dentro, ma se io non vivo per sfida, queste tecniche non hanno nessun senso, perché l'intuizione esce fuori se io ho necessità dell'intuizione, se le mie emozioni la chiamano. Oggi, quando vi ho parlato di Venere, del travolgimento della passione amorosa che porta alla presenza, il farsi Venere delle persone, per cui il chiamare anche il Venere di fuori, dentro di noi, l'unica cosa che non può essere stabilita è l'elemento scatenante di tutto ciò. L'elemento scatenante è la volontà del soggetto, è la volontà di rappresentazione dell'individuo nel mondo. La volontà di manifestare nel mondo le proprie tensioni, perché se non c'è la volontà di manifestare nel mondo le nostre tensioni, nessun Dio si scatenerà mai, nessun fenomeno del mondo ci farà vibrare, nessuna cosa ci farà abbastanza arrabbiare, emozionare, eccitare al punto tale da dover reagire nel mondo. Pertanto, ricordatevi sempre che esiste la volontà d'azione, la volontà della vita, la volontà di rappresentazione soggettiva, che è l'elemento che fa funzionare gli elementi del crogiolo dello stregone. Altrimenti voi potete sdoppiare gli occhi finché volete e semplicemente fate una buona ginnastica ortotica, però finisce là, cioè non vi dà assolutamente niente.
Quando sentite parlare, per esempio, delle pratiche yoga, delle pratiche orientali, anche della meditazione stessa dei buddhisti che fanno, che raggiungono anche dei buoni stadi di manipolazione soggettiva, di manipolazione mentale, manipolazione fisica, anche delle cose che possono stupire, tipo, non so, i Shaolin che stanno in verticale poggiando la testa sul pavimento, cioè raggiungono dei livelli che sono altissimi. Di prestazioni sia fisiche sia di concentrazione mentale, però le cose sono finiscono là, cioè non hanno un senso nella vita quotidiana, perché il senso nella vita quotidiana è come noi viviamo, come noi siamo appassionati della vita. Se noi non siamo appassionati della vita, quelle tecniche sono fine a se stesse, non hanno nessun sviluppo. Mentre invece se io, anche pur non raggiungendo Shaolin, facendo magari, non so, un po' di palestra di karate, un po' di palestra di judo, un po' di concentrazione, un po' di meditazione, un po' di ricerca di conoscenza culturale, eccetera, e vivo per sfida, ottengo dei risultati infinitamente maggiori, perché la mia chiarezza rispetto al mio vivere, rispetto al mondo in cui vivo, è infinitamente maggiore. Per cui una tecnica in se stessa ha delle ragioni di essere soltanto all'interno della nostra vita. Fuori dalla nostra vita, cioè noi non possiamo organizzare la nostra vita in funzione della tecnica, non possiamo ritirarci sul monte, non possiamo fare tante stupidaggini. Possiamo però usare le tecniche proprio per migliorare la nostra vita. Diciamo, questa è la nostra vita di adesso, le tecniche con il gioco dello stregone mi migliorano la vita di adesso, non è che me la cambiano. Mi migliorano la mia lucidità, il mio modo di comprendere il mondo, il mio modo di penetrare il mondo, il mio modo di rappresentarmi nel mondo. Questo è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone è l'arte assoluta della magia. La magia come trasformazione soggettiva degli individui nel mondo in cui vivono. E ricordate, questo è l'elemento completo e assoluto della magia. Tutto il resto sono stupidaggini. Assolutamente. Bene, vado col crogiolo dello stregone, poi al limite faremo qualche notizia in relazione che è uscita ultimamente. La contemplazione, riprendo dall'inizio, visto che ho sempre fatto delle presentazioni molto lunghe. La contemplazione è la tecnica mediante la quale l'individuo modifica se stesso, incontra gli dèi e il loro agire nel mondo che lo circonda. L'essere umano agisce nella ragione, però la costringe ad accogliere il nuovo aprendo un canale intuitivo col mondo che lo circonda. Con la sospensione del dialogo interno abbiamo liberato l'attenzione dalla gabbia delle parole. Parole che giustificano o giudicano quanto tocca i nostri sensi, dei concetti ripetitivi, ripetizione della descrizione mediante parole, delle ossessioni, della ragione, descrizione delle ragioni per cui ci comportiamo in quel modo al fine di giustificare e delimitare la manifestazione delle nostre tensioni soggettive. La ragione ora ha compreso che l'individuo la può sospendere. La ragione reagisce a questa possibilità di essere sospesa dal controllo della persona e tende a trasmettere delle sensazioni all'individuo ogni volta che l'individuo minaccia di sospenderla. Proviamo a vedere le sensazioni che la ragione trasmette all'individuo. Timore o panico di perdere le certezze soggettivamente acquisite. Questo timore si manifesta sotto forma di ansia alla quale l'individuo tenderà a rispondere, ripristinando il controllo della ragione nel manifestare le sue tensioni. Oppure, vivendo lo stato ansioso come un momento attraverso il quale caricare la propria progettualità nel manifestare le proprie tensioni. Se la ragione riprende il controllo nella manifestazione delle tensioni dell'individuo, quando quelle tensioni sfuggono al bagaglio descrittivo della ragione, questa ricorre all'immaginazione, evocando degli oggetti immaginati quali causa delle tensioni: Dio, padrone, il demonio, gli angeli, eccetera. Nei casi più gravi di conflittualità nell'individuo, fra necessità di esprimersi delle tensioni e necessità del controllo della ragione, si manifesteranno ossessioni e fobie.
Superato questo momento, che coincide con una crisi psicologica di un individuo, subentra un bisogno di accettazione prima delle proprie tensioni soggettive e di ricerca poi, per dare nuove risposte e nuove possibilità espressive alle tensioni e ai bisogni dell'individuo. La ragione si dilata, la ragione si espande. Per cui abbiamo una ragione che, una volta sottoposta all'attività della contemplazione, prima minaccia la persona con stati d'ansia e poi cede e accetta di espandersi, cioè ha bisogno, ha fame di conoscenza per poter espandersi. Con la meditazione si è, da un lato, fornito una soluzione alla ragione, si è rallentato il flusso delle parole, ma il concetto, l'oggetto, il meccanismo viene sempre pensato. Dall'altro lato, l'attenzione all'interno della ragione viene liberata dal caos delle parole ossessive e dai concetti ripetitivi e permette soluzioni diverse da quelle emotivamente imposte dalla ragione. La ragione, attraverso la meditazione, viene modificata attraverso la volontà del soggetto applicata all'interno della meditazione. Con la contemplazione spostiamo l'attenzione sugli oggetti esterni. Attenzione, contemplare non è guardare e osservare, contemplare non è fissare e ammirare, contemplare non è estasiarsi o adorare. Ognuna di queste cose non è contemplazione. La contemplazione è una manifestazione di volontà di un individuo attraverso l'uso dei suoi sensi relativa ad un oggetto, che pertanto ricade sotto i sensi, tale da permettere 1. All'oggetto di contemplare il contemplatore, 2. La lettura, mediante l'attenzione, di fenomeni inusuali dell'oggetto, al fine di far emergere l'intuizione soggettiva permettendo a questa di inserirsi nel descritto della ragione o di modificare il descritto della ragione, i cosiddetti scoppi intuitivi. Esistono persone che contemplano naturalmente, o naturalmente sono portate o per attitudine o per abitudine a contemplare l'oggetto prima di descriverlo. Queste persone lo fanno abitualmente nei confronti degli esseri umani. Quando queste persone lo fanno abitualmente nei confronti degli esseri umani, si dice che sono persone che sanno ascoltare. Esistono persone talmente rigide da sviluppare tensioni e paure fino al panico, quando l'oggetto che guardano non rientra nel loro descritto. Si dice spesso che queste persone sono piene di sé. Quando l'oggetto contemplato ci contempla? Quando esprime nei nostri confronti una volontà soggettiva. Quando il soggetto contemplato vive attraverso la manifestazione della sua volontà. Quando il soggetto contemplato vive attraverso la manifestazione della sua volontà, quando il soggetto si fa un Dio espandendosi nella sua oggettività, quando noi rientriamo negli interessi delle sue trasformazioni. Si contempla bloccando il dialogo interno, mettendo attenzione a bloccare il dialogo interno, ma a non bloccare i sensi e l'arrivo dei fenomeni attraverso il senso col quale si è deciso di contemplare. Quanto i sensi percepiscono giunge alla ragione sotto forma di descrizione di un percepito. Dal momento che il senso principale dell'essere umano è la vista sarà il principale senso coinvolto nella contemplazione. La contemplazione con gli altri sensi prevede l'annullamento della vista, il chiudere gli occhi e il concentrare la propria attenzione sul senso coinvolto. Ora, facciamo una breve parentesi sul discorso della contemplazione e sul discorso dei sensi. Noi abbiamo dei sensi che si sono sviluppati nel corso dei milioni di anni e spesso quei sensi sono sensi che hanno altri animali, cioè altre specie, e che noi abbiamo sistematicamente modificato rispetto ai nostri stessi interessi. Pertanto, il problema di un senso è che quel senso è legato all'intero individuo, all'interezza dell'individuo. Cioè, mi spiego meglio. Se adesso non ricordo
Esattamente, però potrei dire una sciocchezza, però lo controllerò al limite. In ogni caso vado a memoria. Se il senso dell'olfatto è una modificazione di un determinato cervello che va a modificare praticamente quello che il cervello degli uccelli sembrerebbe, o almeno una parte di esso, va a modificarsi in modo tale che dentro di me diventa il senso dell'olfatto, è chiaro che io ho sempre il cervello dell'uccello dentro di me, però l'ho modificato per ascoltare gli odori. Ma il mio senso dell'olfatto è diverso dal senso dell'olfatto del lupo, è diverso dal senso dell'olfatto, non so, di un bue, è il senso dell'olfatto di un serpente. Però quel senso dell'olfatto non è slegato. Cioè, è il mio senso dell'olfatto. Pertanto io parlo sì di un senso, l'olfatto, la vista, il tatto, però parlo del senso all'interno dell'individuo, cioè all'interno dell'intero corpo della persona, dell'intero soggetto. Perché se io parlo del senso dell'olfatto del lupo, lo inserisco all'interno del lupo, cioè all'interno dell'insieme che chiamo lupo. Per cui e quando io parlo del mio senso dell'olfatto, in realtà il mio senso dell'olfatto è legato al mio senso della vista, che è legato al mio senso del gusto, che è legato al mio senso del tatto, che è legato al mio senso dell'udito. Per cui io ho un senso che stacco dagli altri, però in realtà devo parlare sempre dell'intero individuo. E chi ha seguito i dibattiti sa benissimo che ogni elemento di un insieme è un elemento che ha delle relazioni rispetto a tutti gli altri elementi dell'insieme e il risultato finale è il singolo individuo. Se io modifico uno singolo elemento di un insieme, tutto l'insieme viene a modificarsi in funzione di quell'elemento. Pertanto, se io pongo l'attenzione su un senso, esercito la contemplazione su un senso, perché il senso più normale è la vista, diciamo, perché il nostro senso, diciamo, chiave, il nostro senso fondamentale, il nostro senso guida è la vista. Però ricordatevi che tutti gli altri sensi concorrono. Per esempio, all'interno dell'innamoramento, all'interno della vita sessuale, il senso del tatto e il senso dell'olfatto hanno una funzione chiave, una funzione fondamentale. Per cui chiaramente se una persona concentra la propria attenzione, cioè concentra la propria contemplazione sul senso del tatto e sul senso dell'olfatto, è chiaro che tutto se stesso viene a modificarsi, ma verranno ad acuirsi quelle che sono le qualità che quei singoli sensi manifestano. Pertanto io punto sulla vista, ma ricordatevi che anche se io punto sulla vista o sull'udito, in realtà il sistema di contemplazione che viene fatto, andrebbe fatto con tutto il corpo, cioè con tutti i sensi, ha una modificazione dell'intero soggetto. Perché ogni volta che io modifico un modo di prestare attenzione attraverso un senso, modifico anche il tutto me stesso. Ma la cosa maggiore, la cosa più grossa è che non solo io modifico me stesso, ma apro tutti quei canali di percezione rispetto a tutta una serie di fenomeni che percepisco all'interno del mondo e che mi dà una lettura completamente diversa del mondo, per cui una percezione diversa del mondo. Una volta che quei canali soggettivi Una volta che quei canali soggettivi si aprono, entrano dentro di me anche le emozioni che dagli oggetti del mondo giungono a me. Perché ricordate che i miei sensi non sono semplicemente odorare, palpare, vedere la forma e ascoltare. È tutta un'interazione, tutta un'empatia che c'è fra me e il mondo. Andiamo avanti col dibattito allora. La vista interviene a formare la descrizione della ragione, manifestando la forma degli oggetti che poi il dialogo interno descrive mediante le parole. Quella forma degli oggetti si fissa nella descrizione della ragione che continua a recitare la forma degli oggetti e delle situazioni.
Ogni volta che guardiamo o immaginiamo, alla fine del processo di soggettivazione mediante la descrizione della forma degli oggetti, finiamo col mettere a fuoco solo quegli oggetti che descriviamo scartando dalla nostra visione gli oggetti e i fenomeni per i quali non abbiamo elementi sufficienti con cui descriverli. Questo processo agisce anche nella forma pensiero e condiziona allo stesso modo gli altri sensi umani. Fin da bambini si impara a guardare un albero. Gli adulti incitano il bambino ad ammirare l'albero, a descrivere l'albero, a disegnare l'albero. Questo processo di soggettivazione giunge ad un punto tale che le nostre emozioni vengono vincolate dalla forma che abbiamo maggiormente ammirato e che finirà per definire ciò che intendiamo per bello. Nell'attività di contemplazione è necessario imparare ad usare gli occhi, stiamo parlando degli occhi, facendo sparire la forma dell'oggetto contemplato. Tre sono le tecniche meccaniche nell'uso degli occhi che fanno da base la contemplazione: sdoppiamento delle immagini, mettere a fuoco un punto vuoto fra osservatore e osservato, ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte. Con questa pratica, nella sospensione del dialogo interno e nella meditazione, cioè con questa pratica, sospendendo il dialogo interno e praticando la meditazione, spostiamo la nostra attenzione sui non oggetti. Una parte dei fenomeni che concorrono a fornirci la descrizione dell'oggetto vengono annullati, cancellati o alterati, sicché siamo costretti a riconoscere un oggetto con una qualità e quantità diversa di fenomeni. Quando si sforza la vista o un altro senso al posto della vista o in mancanza della stessa, potremmo fare, non so, l'udito, il tatto, l'odorato, il gusto. Questo sforzo si trasferisce in tutto l'individuo e travolge, attraverso le necessità di adattamento che egli induce nella sua fisicità, tutto il suo pensato, tutto il suo descritto e tutto il suo percepito. Possiamo anche aggiungere tranquillamente che aumenta correnti all'interno del cervello, aumenta i collegamenti neuronali, cambia i collegamenti neuronali e aumenta le aree del cervello che intervengono, tanto per essere chiari. La pratica costante di sdoppiamento delle immagini, mettere a fuoco un punto vuoto fra l'osservatore e l'oggetto, ritirare la vista facendo pressione al centro della fronte, con la sospensione del dialogo interno, la pratica della meditazione, l'intento, l'arte dell'agguato, l'attenzione e l'insieme delle pratiche del crogiolo stregone permettono di ristrutturare il pensiero, riattivazione o modificazione di parte del reticolato sinapsico, permettendo a quanto ci circonda di interagire con noi. Negando la prigionia della forma, che è alla base della descrizione, la ragione è costretta a pescare da nuovi fenomeni e permette al contemplato di contemplarci. Qui sarebbe da rimandare alla lettura del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Le relazioni in cui l'intuito del contemplato fluisce sul contemplatore, sempre che il contemplato sia un essere della natura o con una parte umana come l'essere terra, l'essere sole, elementi dell'essere atmosfera, eccetera, contemplato a sua volta. La contemplazione porta l'attenzione di chi contempla sull'astratto della ragione. Sdoppiare una pianta o sfocarla fino a farla sparire, mantenendo su di essa la nostra attenzione, porta a cogliere aspetti e considerazioni che la ragione considera astratte. L'astratto è quanto la ragione reputa inutile. È una cosa inutile per la ragione sviluppare il silenzio del dialogo interno mentre guardiamo la luce di un albero fuori fuoco o la sua forma viene fatta sparire dal sdoppiamento della vista. La ragione si chiede: perché fare questo? La ragione teme che l'individuo inizi a vivere in quella dimensione sensoriale che lei non è in grado di descrivere. Quell'inutile è il ponte che conduce al reale della percezione, al reale psichista, anche se un reale in effetti non esiste, in quanto il vero obiettivo non è giungere ad una nuova verità del mondo, una nuova descrizione, ma continuare a crescere e a trasformarci. Definiamo allora ciò che intendiamo per reale. Il reale è ciò che percepiamo,
per quello che riusciamo a percepire e nel quale organizziamo la nostra azione, cioè la lettura soggettiva dell'oggettività nella quale esprimiamo la nostra volontà. Noi possiamo dire: quanto percepiamo è oggettivamente reale. Non possiamo dire: la forma di quanto percepiamo è oggettivamente reale. Noi possiamo dire: quanto intuiamo è reale. Non possiamo dire: la forma descritta del mio intuire è reale e coincide con la forma soggettiva con cui descrivo la realtà. Noi possiamo dire: quanto noi descriviamo è reale, sia nel descrivere la nostra percezione soggettiva che la realtà dell'oggetto che io descrivo. Non possiamo dire: come io descrivo è l'oggetto in sé. Reale è il mondo nel quale agiamo. Illusoria è la descrizione e la limitazione che noi soggettivamente diamo al mondo in cui viviamo. L'intuizione dà un insieme di mondo dal quale siamo separati in quanto non siamo in grado di descrivere. Il ponte d'unione fra il mondo della descrizione e il reale è dato dalla contemplazione, che annullando l'osservazione della descrizione della forma costringe l'individuo a soffermarsi sull'oggetto contemplato, annullando la forma usualmente descritta, o comunque fissare la sua attenzione su aspetti inusuali dell'oggetto o dell'abitudine quotidiana con cui guardare l'oggetto. Stare delle mezze ore seduti davanti ad un oggetto, l'ideale per la contemplazione è una pianta d'appartamento, un piccolo albero, è viva, è cosciente, contempla a sua volta, ha volontà e intuizione, e ha l'innegabile vantaggio di stare ferma. Si può contemplare il sole, ma brucia gli occhi. Si può contemplare la luna, ma le sue fasi la rendono instabile. Si possono contemplare le nubi, ma spesso stare a testa in su stanca. Si può farlo con un animale, ma si muove. Si può farlo con l'acqua, ma si hanno meno risposte. Si può farlo col fuoco, ma meglio farlo durante i riti religiosi. Metterlo fuori fuoco, chiudendo il dialogo interno, e osservare la sua sfocatura senza descriverlo. Ci vogliono alcuni mesi per predisporre la struttura fisica e scoprirsi a contemplare quasi naturalmente nella propria vita quotidiana. E qui mi fermo col discorso della contemplazione. Andrò avanti prossimo giovedì pomeriggio. Intanto me lo segno questo. Eccolo qua. Questo è il contemplare. Contemplare porta l'individuo a interagire col mondo in cui vive. Per interagire col mondo in cui vive, l'individuo deve soggettivare una forma diversa, una sostanza diversa del mondo. Ma non siamo noi... Cioè, esiste una serie di cosette, no? Una serie di articoli che sono usciti ultimamente. Un articolo ve l'aveva accennato anche l'amico Ivano, che aveva telefonato prima da Bassano, ed è il Big Bang dell'intelligenza umana. È un articolo che vale la pena anche di leggersi, perché noi possiamo avere anche tutti gli strumenti di questo mondo, ma se di quei strumenti non sappiamo cosa farcene, non li usiamo semplicemente. E vale la pena che ve lo lega questo articolo, perché vi dà una dimensione proprio dell'effetto della contemplazione. Perché io posso anche imparare a sdoppiare tutti gli oggetti o farli sparire dalla vista, ma se il mio fine non è quello di attrezzarmi con uno strumento nuovo con cui affrontare la vita, non ha nessun senso che io lo faccia. Ed è il motivo per cui i pagani politeisti criticano chi fa yoga, chi fa contemplazione, chi fa pratiche orientali slegate dalla loro vita quotidiana. Praticamente, anziché usare le pratiche di yoga, le pratiche di concentrazione, le pratiche di meditazione per la propria quotidianità, organizzano se stessi in funzione delle pratiche yoga, delle pratiche di meditazione e di altre pratiche. Si può diventare dei grandi ginnasti sicuramente, si può fare delle ottime cose anche a livello di meditazione, si può stare fermi ore e ore con le braccia alzate come fanno gli yogi, ma a cosa mi serve? Cioè, alla fin fine, nella mia vita quotidiana, a cosa mi serve? Ecco, questo articolo è un articolo che è apparso sulla Repubblica del 13 agosto 2005 e si intitola Il Big Bang dell'intelligenza umana.
collane, armi e utensili datati fino a 100.000 anni fa dall'Africa, la prova che il salto di qualità del nostro cervello è più antico di quanto si credeva. Le ultime scoperte degli archeologi potrebbero far riscrivere le teorie evoluzionistiche. Non è che fanno riscrivere le teorie evoluzionistiche, fanno riscrivere tutta quella parte in cui, attraverso cui si decide come è avvenuta l'evoluzione. Cioè, l'evoluzione è indiscutibile, però come è avvenuta, perché è avvenuta, quali salti sono intervenuti, quali sono le necessità che hanno portato all'evoluzione e quali sono anche le scelte evolutive delle singole specie, tutto questo è in discussione, cioè è una discussione sempre aperta e aperta a nuove scoperte. Proviamo a leggerci un po' questo articolo. Così imparammo a pensare in modo creativo prima dell'Homo sapiens. Quando è spuntata l'alba della mente moderna? Oggi sappiamo con ragionevole certezza che i nostri antenati diretti, all'articolo è di, vediamo un attimino, è della Repubblica del 13 agosto 2005 e l'articolo non è neanche il, chi l'ha scritto? Ah, è di Claudia Di Giorgio. Quando è spuntata l'alba della mente moderna, oggi sappiamo con ragionevole certezza che i nostri antenati diretti, quelli che i paleontologi definiscono anatomicamente moderni, hanno avuto origine in Africa fra 195.000 e i 160.000 anni fa. Ma dentro quei corpi così simili ai nostri, quali pensieri c'erano? A quale epoca possiamo far risalire la comparsa di una mente dotata delle nostre stesse abilità cognitive, con le stesse capacità di astrazione, in grado di concepire e trasmettere informazioni attraverso i simboli? I reperti archeologici raccontano una storia affascinante. Per circa 150.000 anni, i primi Homo sapiens continuarono a costruire più o meno lo stesso tipo di semplici strumenti. Lame di pietra, macine e punti scheggiate che erano sì più innovativi e variati di quelli fabbricati dagli ominidi che li hanno preceduti, ma che nel corso dei millenni non cambiavano un granché. Le dimensioni cerebrali di questi remoti antenati sono come le nostre, ma il ritmo dei loro progressi è lento come prima, la loro creatività altrettanto monotona. Poi, intorno a 40.000 anni fa, all'inizio del Paleolitico superiore, tutto cambia. Con una rapidità che da un punto di vista geologico si può definire vertiginosa, i nostri antenati cominciarono a costruire sofisticatissimi strumenti di pietra, inventarono le armi da lancio, grazie a cui possono cacciare in modo più sicuro ed efficiente. Stabiliscono reti di scambio commerciali, anche a lunghe distanze, iniziano a decorare i loro corpi con collanine e pitture e forse anche con incisioni e tatuaggi. Scolpiscono figurine di pietra in forma umana e di animale, seppelliscono i morti con riti elaborati, circondandone il corpo di oggetti, incidono ossa di animali per ricavarne strumenti musicali e dipingono immagini di straordinaria bellezza. Sulle pareti delle grotte di Chauvet, Lascaux e Altamira è un'esplosione culturale in piena regola, che non ha precedenti nella storia degli ominidi e che si verifica in coincidenza con la colonizzazione dell'Europa, segnando la fine dei Neanderthal. Su queste estensioni di territorio che va dalla Russia alla Calabria, non a caso molti esperti parlano di un Big Bang del comportamento. Che cosa è accaduto? C'è chi pensa che la responsabilità sia di una mutazione genetica che riorganizzò i circuiti del cervello, rendendolo capace di pensiero simbolico e quindi di linguaggio. Ma non esistono prove certe in questo senso, ed è possibile che non se ne trovino mai. La rivoluzione culturale, testimoniata dai reperti, appare così marcata da far addirittura sospettare la comparsa di una nuova specie, ma le testimonianze fossili non registrano alcuna rivoluzione anatomica corrispondente. E allora forse non è accaduto nulla, forse i nostri antenati avevano una mente proprio come la nostra, solo che non sempre trovarono utile usarla. È quanto si comincia a pensare da quando hanno iniziato a saltar fuori in Africa una serie di reperti che retrodatano di parecchie migliaia di anni l'apparizione di comportamenti moderni. Risalgono a 80.000 anni fa.
Per esempio, alcuni arpioni d'osso dentellati scoperti in Congo, il cui livello di sofisticazione non ha nulla da invidiare ad arpioni simili ritrovati nell'Europa e datati 25.000 anni fa, in Tanzania invece sono emerse perline fatte di guscio d'uovo di struzzo ritenute antiche di 70.000 anni, ma il vero tesoro è stato scoperto in Sudafrica, a circa 300 km da Città del Capo, lì sul sito della grotta di Blombos. In un livello datato 75.000 anni fa sono stati rinvenuti accanto a resti di focolari 40 strumenti d'osso e centinaia di punte di pietra finemente lavorati, alcune delle quali forse erano fatte per essere lanciate. La scoperta più straordinaria però sono decine di gusci forati per farne perline da appendere al collo e soprattutto due tavolette di ocra rossa incise con decorazioni geometriche. Un reticolato di linee che si incrociavano, lavorate in modo tale da non lasciare dubbi che si sia trattato di un'operazione complessa e con un significato simbolico. Gli antichi abitatori di Blombos, insomma, avevano già una mente come la nostra. Resta però da capire perché ritrovamenti simili siano tanto rari. La spiegazione che sta prendendo piede sostituisce l'idea di un rivoluzionario Big Bang, quella di un'evoluzione mentale più graduale, in cui sprazzi di modernità, come quello osservato a Blombos, sarebbero dovuti ad incrementi demografici isolati. Più gente vuol dire più bocche da nutrire e quindi maggiore necessità di ingegnarsi, ma anche maggiore complessità sociale e forse gruppi diversi abbastanza vicini da usare lo scambio di oggetti simbolici per mantenere buoni rapporti. Quando invece per qualche ragione la popolazione si riduce, molte delle innovazioni non convengono più e sono abbandonate. Questo ciclo si sarebbe ripetuto più volte e in più luoghi per 150.000 anni, finché la popolazione non ha raggiunto una massa critica che ha reso permanentemente vantaggioso sfruttare fino in fondo la creatività. Insomma, non si è trattato di diventare di colpo più intelligenti o più moderni, soltanto più numerosi. In pratica, cosa significa questo? Significa che la nostra struttura intellettuale, la nostra struttura, diciamo così, cerebrale, funziona soltanto se ci serve, cioè è là a disposizione e noi usiamo solo quello che vogliamo usare. Se noi decidiamo che la nostra struttura cerebrale non ci serve perché tanto noi siamo in ginocchio a pregare il Dio padrone, perché solo il Dio padrone viene a soccorrerci per le nostre cazzate, ebbene, la nostra struttura cerebrale si riduce a quella dimensione. Ma se noi abbiamo la necessità invece di essere rappresentativi all'interno di una società complessa e ci forniamo gli strumenti per essere rappresentativi in una società complessa, affrontarne i problemi e manifestare noi stessi, di fatto ampliamo l'uso della nostra struttura cerebrale. Ed è esattamente ciò che è successo ai nostri antichi. Finché i nostri antichi erano pochi o comunque non gli interessava l'uso del cervello, perché tanto raccoglievano, avevano tutto quello che avevano necessità, facevano tutto quello che volevano, non avevano problemi particolari da risolvere, chiaramente quegli antichi hanno sviluppato scarse tecniche. Non gliene fregava niente di sviluppare delle tecniche complesse. Quando invece si sono presentate delle necessità attraverso le quali dover elaborare qualcosa di più complesso, come la comunicazione, come procurarsi il cibo, come fare tutte le altre cose, chiaramente hanno messo in moto tutte le loro energie e hanno fatto quelle cose. Pertanto, questo concetto di avere la necessità di fare è un concetto chiave, non solo per quanto riguarda la stregoneria, che vi dice che è necessario vivere per sfida, è necessario rappresentare noi stessi, è necessario prendersi le nostre mani la responsabilità della nostra vita, è necessario fornirci gli strumenti per farlo, ma è un elemento fondamentale della storia dell'evoluzione, è un elemento fondamentale dei processi evolutivi, dei processi di trasformazione dell'uomo. Pertanto la stregoneria non è una cosa slegata alla vita, la stregoneria è la vita stessa. Ciò che nega la vita è il cristianesimo, che va a costringere i bambini in ginocchio davanti a dei crocifissi in maniera vigliacca, in maniera infame, in maniera cattiva, proprio per distruggere la loro capacità di affrontare in maniera responsabile la loro esistenza. È questo
che è gravissimo. In realtà la stregoneria non è altro che l'arte di tradurre ciò che sono i grandi processi di trasformazione della vita e di riportarli all'interno della quotidianità con tutto quello che noi possiamo fare. Però rifare questo significa mettere in moto dentro di noi tutte quelle energie o una parte di quelle energie che altrimenti noi non usiamo, mettere in moto tutta una parte di strumenti di relazione fra noi e il mondo che normalmente noi non usiamo. E questa è l'arte della magia, è l'arte della stregoneria, è l'arte della vita. La contemplazione cos'è che fa? La contemplazione cambia la relazione fra il soggetto che si pone davanti al mondo da quella che era la relazione imposta al condizionamento educazionale monoteista, cioè l'individuo creato di immagine e somiglianza del padrone, lui sì che ha l'intelligenza, tutti gli altri sono scemi, cioè gli alberi sono scemi, gli animali sono scemi, cioè non esiste nessun'altra intelligenza al di fuori dell'uomo creato di immagine del Dio padrone, tutto il resto è muto, alla posizione invece dell'essere umano che è un Dio, cioè l'essere umano che si rappresenta nel mondo all'interno di un mondo da cui è divenuto, per cui un mondo attraversato dalle stesse forze che attraversa l'essere umano, dalla stessa consapevolezza, dagli stessi intenti e dalle stesse passioni. Perché se noi non riusciamo a percepire quelle che sono le emozioni che nella vita, nella quotidianità, immette il mondo, immettono i soggetti del mondo, non è perché loro non le immettono, ma perché noi siamo diventati sordi. Cioè noi siamo diventati sordi a quelle che sono le voci del mondo. E il monoteismo ha aumentato questo livello di sordità costringendo le persone in ginocchio a pregare. Per cui noi non siamo più in grado di vivere in relazione col mondo proprio perché il monoteismo ha ucciso la nostra capacità di ascoltare il mondo. La contemplazione cambia la velocità. La contemplazione ci permette di aprirsi al mondo. Per aprirci al mondo cosa facciamo? Chiudiamo la ragione, chiudiamo la forma e cerchiamo di percepire fenomeni diversi. Quel tanto di diverso che non è qualcosa di assurdo, qualcosa da fuori testa, quel tanto di diverso che è sufficiente per fermare l'onnipotenza della nostra ragione e nello stesso tempo aprire i canali di percezione, aprire i canali dell'intuizione che dalla corteccia cerebrale collegano una parte interna del cervello. Per cui ciò che ci collega col mondo sono le emozioni. Questo fare viene percepito immediatamente dagli oggetti del mondo. Cioè quando noi apriamo un piccolo canale di percezione diverso, ci poniamo in un angolo leggermente diverso davanti al mondo, il mondo percepisce immediatamente questo nostro sforzo e comincia ad aiutarci. Perché? Perché la ricchezza di uno nella conoscenza è la ricchezza di tutti. Ciò che i monoteisti non potranno mai capire è che una società fatta da individui forti, fatta da individui culturalmente preparati, fatta da individui sapienti, fatta da persone che si prendono a proprie mani la responsabilità della loro vita, è una ricchezza di tutta la società. Una società fatta di persone povere, fatta di persone culturalmente deboli, fatta di da persone prostrate, fatta da persone che soggiacciano a una gerarchia, anziché soggiacere alla legge che è uguale per tutti, è una società debole. È una società che non ha la capacità di affrontare il futuro. E questo il monoteismo non lo può accettare, perché solo uno nel monoteismo deve essere forte, cioè il Dio padrone che stupra tutti gli altri. Mentre invece in una società pagana politeista, tanto più le persone della società pagana politeista sono forti, tanto più è forte quella società. Ma questo principio vale anche nel mondo, vale anche nella vita. Tanto più i soggetti della vita sono forti, sono proiettati verso il futuro, tanto più gli altri soggetti sono forti. Mentre nel monoteismo abbiamo il più forte che si mangia il più debole, perché quella è la legge del Dio padrone, e quella è la legge del Padre di Nazareth, nel paganesimo politeista abbiamo invece l'inverso della situazione. Tanto più sono forti i soggetti, tanto più è forte la società, tanto più vengono tirati e vengono rafforzati chi dà l'assalto al cielo. Bene, allora io ho ancora meno di 5 minuti di tempo, posso anche dare il via alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo, al limite, andrò avanti con qualche notizia stampa. Avete sentito che... Vediamo un attimo. Sì, pronto?
Ciao bello, ciao, ciao. Ti completo un attimo a pagina dell'argomento della lingua? Sì. Dunque, la ricerca, come parlava l'Homo sapiens, la scienza studia le prime parole. A lungo la disputa fu religiosa. Per molti il primo idioma non poteva che essere l'aramaico di Cristo. Sì, lo so, lo so. Secondo Finestrina, qua in grassetto, ma è scientificamente impossibile spingersi oltre i 7.000-8.000 anni nel tracciare l'evoluzione della parola. Dunque, dopo passiamo qua. Nel 2001, con uno studio congiunto, alcuni ricercatori inglesi e tedeschi hanno individuato il gene FOXP2. Il gene composto da 715 aminoacidi è responsabile della produzione di una proteina indispensabile al funzionamento delle differenti parti del linguaggio. È presente sia negli uomini che negli animali, ma in forma diversa. Sì. Le differenze. Nei topi il FOXP2 è uguale per il 93% a quello umano. Quello degli scimpanzé è per il 98%. Questo significa che i due aminoacidi che fanno la differenza si sono fissati in un momento in cui l'evoluzione dell'uomo si era già allontanata da quella della scimmia, evento che risale a 6 milioni di anni fa, la nascita del linguaggio. Queste osservazioni hanno permesso agli scienziati di stabilire che il FOXP2 nell'uomo ha assunto la sua forma definitiva in un periodo compreso tra i 120 e 200 mila anni fa, l'era in cui con ogni probabilità si è sviluppato il linguaggio. Il gene FOXP2 è responsabile dell'articolazione del linguaggio, della sua comprensione e del movimento di alcuni muscoli del viso. Non è possibile dire che sia l'unico gene responsabile del linguaggio, ma di certo ne è uno dei maggiori controllori. Dopo cos'è il disco di Festo, I segreti di Creta, è rinvenuto a Creta da una spedizione italiana nel 1908, c'è una tavoletta di argilla circolare, vi sono incisi 123 segni sulla facciata principale e 118 su quella secondaria, in tutto 46 caratteri che potrebbero essere la scrittura di un idioma misterioso che nessuno è riuscito a decifrare con certezza. Si chiama il FOXP2, gene in cui sviluppo del mio nome per l'ansimano. Niente, ecco qua, ho completato un po'. Va bene. La pagina, dunque, alcuni scienziati credono che l'esistenza della lingua madre parlata 100.000 anni fa, e altri dicono non è possibile provare la sua esistenza, la prima lingua. Gli antropologi sono stati a lungo divisi su quale fosse la prima lingua parlata dall'uomo, un filone privilegiava l'aramaico. Ok, sì, vabbè, ma sono robe ancora ai tempi del Re Sole, queste cazzate, sì. Certo. Sanscrito, latino, greco. Comunque l'articolo, l'autrice dell'articolo è Francesca Cafferri. Ah, ok. Va bene, devo metterti giù, sai, Ivano, okay. Perché c'ho già Stefano. Ok, ciao, ciao, ciao. Niente, ho qui Stefano, chiaramente non prendo più telefonate. Vi ricordo semplicemente che il nostro incontro sull'altipiano di Asiago, a De Wotio, prendete contatti. E vi ricordo un'altra cosetta, che il 24 settembre c'è il rito dell'equinozio d'autunno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Io chiudo qui la trasmissione e lascio a Stefano. Ciao a tutti, a risentirci, a giovedì prossimo.